ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi siamo qui per realizzare insieme questa pochette lurex veramente molto molto particolare. È chiusa con un click clack col manico in bambù e poi l'ho decorata con un fiore realizzato con una passamaneria e poi un bottone rivestito col raso. Questo è l'abbellimento che io ho stabilito per questa borsa. Inoltre un'altra particolarità nel materiale è l'uso di una fettuccia lurex che fa dei disegni floreali color oro, quindi è base nera con questi fiori oro, ed è veramente una rarità perché sono molto difficili da trovare le fettucce lurex. Quindi, dato che ci sono solo due kit per poter realizzare questa pochette con questa fettuccia molto particolare, quindi solo due persone potranno replicare questo progetto nella sua interezza, ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi siamo qui per realizzare insieme questa pochette lurex veramente molto molto particolare. È chiusa con un click clack col manico in bambù e poi l'ho decorata con un fiore realizzato con una passamaneria e poi un bottone rivestito col raso. Questo è l'abbellimento che io ho stabilito per questa borsa. Inoltre un'altra particolarità nel materiale è l'uso di una fettuccia lurex che fa dei disegni floreali color oro, quindi è base nera con questi fiori oro, ed è veramente una rarità perché sono molto difficili da trovare le fettucce lurex. E è stato stabilito che dato che è una limited edition e ci sono solo due kit per poter realizzare questa pochette, quindi solo due di voi potranno realizzarla uguale, vi lascio in descrizione il link di dove potete acquistare tutto il materiale e quindi aggiudicarvi questi due kit con il codice sconto per poterli acquistare, perché c'è anche lo sconto. Quindi mi raccomando, andate qua sotto e occupatevi di tutto. Vi lascio in descrizione il link dove potete acquistare questi kit e mi raccomando, giudicatemi, c'è anche il codice sconto con cui potete appunto acquistarli, quindi sempre in descrizione vi lascio tutte le informazioni. Detto questo, vi lascio il tutorial, ciao! Quello che ci occorre per realizzare questa pochette è una chiusura a click clack con manico in bambù ed ha una dimensione di 19 cm. Un uncinetto numero 8 con cui andremo a lavorare questa strepitosa e rarissima, veramente rarissima fettuccia lurex nero e oro con questi disegni che io spero voi riusciate a vedere. Aspettate che ve la metto a fuoco. Guardate che meraviglia di fettuccia, è veramente una rarità. Quindi io spero che voi realizziate questa pochette, che il progetto vi piaccia, ma mi raccomando, se ne avete l'opportunità, acquistate questo kit con questa fettuccia, perché veramente non ve ne pentirete. E come sempre vi ricordo che tutto il materiale lo potete acquistare sul sito www.merceriamari.it. Allora, come potete vedere, io ho già realizzato il fondo della mia pochette, che è leggermente più ampio del click clack. Vedete che il click clack più o meno è così e c'è un giro in più di fondo che supera la grandezza del nostro click clack, però non è assolutamente un problema, anzi è proprio quello che io volevo, perché il fondo fosse leggermente più ampio e dopo andremo a stringerci poi in cima dove andremo poi ad attaccare il nostro click clack. Quindi partiamo da una base leggermente più ampia. Allora, io l'ho già realizzata e non ve la faccio più vedere come farla, perché è una base ovale realizzata con una fettuccia con uncinetto numero 8, uguale, identica a una base che ho già realizzato in un altro video tutorial, quello dello zainetto Precious, e
vi lascio il link in descrizione qua in basso, qua sotto nelle info, dove potete andare a recuperare questo video e vedere appunto la spiegazione per fare questo fondo, perché il numero di maglie e la dimensione della fettuccia è proprio tutto uguale, identico. Dato che l'ho già realizzato, non ve lo faccio più vedere, ok? Quindi andate a cercarvi la realizzazione del fondo su quel video. Altra cosa, dato che la fettuccia è così lavorata ed è talmente bella ed è uno scintillio fantastico, non vado a lavorare con punti troppo complessi, perché quello che voglio che si noti è la bellezza di questo filato. Quindi andremo semplicemente a lavorare a maglia bassa, senza nessun punto più lavorato, proprio perché risalti la fettuccia. Quindi, una volta aver concluso l'ultimo giro del fondo e averlo chiuso con una maglia bassissima, andiamo a fare una catenella, voltiamo il lavoro e iniziamo a lavorare una maglia bassa per ogni punto sottostante. Vedete, vado a lavorare un punto basso per ogni punto del mio fondo. E proseguo così per tutto questo primo giro. Una volta terminato il giro di maglia bassa, il primo giro di maglia bassa, punto sopra il primo punto del giro precedente e faccio un'altra maglia bassa. Quindi proseguo anche il secondo giro andando a lavorare un punto basso per ogni punto basso del giro sottostante e dobbiamo proseguire così fino ad aver ottenuto l'altezza della borsa dalla quale in poi andremo ad attaccare il click-clack. Ok? Quindi se voi volete la borsa alta 20, dovete tenere 20 cm, dovete tenere conto che all'altezza di 15 cm circa andremo ad attaccare il click-clack, quindi vi fermate con la lavorazione a 15 cm. Io adesso vi ho dato delle misure indicative, vado avanti e quando ho le misure definitive ve le faccio sapere. Ok? Quindi proseguiamo semplicemente così a lavorare a maglia bassa. Allora, ho realizzato 13 centimetri, che è questa altezza qua, sono 13 centimetri di lavorazione a maglia bassa. Adesso vi faccio vedere come realizzare questo pezzetto in più, che sarà quello che andremo a inserire all'interno del nostro click-clack, in questo modo, vedete? Così, e che dovrà essere realizzato anche da questo lato, però solo da qui a qui, lasciando fuori questo pezzo, perché questo pezzo qui andrà a piegarsi in questo modo. E quindi noi dovremo lavorare solo da qua a qua e questi due pezzi no. Quindi lavoriamo solo a più tre giri di maglia bassa da questo punto a questo punto. Io da un lato l'ho già fatto, il risultato è questo. Adesso vi faccio vedere come farlo dall'altra parte. Ok? Poi voi lo farete. Quindi adesso per prima cosa facciamo il cappio al nostro filo, ci inseriamo qui. In questo punto, quindi tralascio tutto il lato, mi inserisco in questo punto. Voilà. E andiamo a lavorare una maglia bassa per ogni punto sottostante. E dobbiamo lavorare a maglia bassa fino qua.
Vedete, in questo modo, completato il giro, facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e andiamo a lavorare altri 2 giri di maglia bassa esattamente sopra a questi punti che abbiamo già fatto. Ok? Quindi lavoriamo di nuovo tutto questo giro maglia bassa e tutto un prossimo. Una volta realizzati anche questi 3 giri di maglia bassa da entrambi i lati, dobbiamo attaccare il nostro click clack. Allora, i click clack, qualunque genere voi attacchiate a borsellini, borse e quant'altro, dovete assicurarvi di attaccarli aperti, quindi loro devono essere sganciati. Vedete che il mio è sganciato. Ok, poi lo posizionate esattamente dove volete fissarlo, vi munite di un ago con del filo. E dobbiamo andare ad attaccare il nostro corpo borsa passando attraverso tutti questi fori che vedete qui del nostro click clack. Quindi semplicemente con molta pazienza, vedete, io adesso ho il filo dentro la borsa, quindi così ne ho già attaccato un primo pezzo perché sennò non riuscivo a farvi vedere bene. Quindi adesso esco da davanti, punto nel corpo borsa ed esco, tiro il mio filo e poi mi inserisco in uno dei fori del mio click clack. Dopodiché prendo di nuovo il filo e lo tiro. Quindi adesso sono di nuovo all'interno, devo uscire da davanti puntando nel mio corpo borsa in questo modo. E dopo vado a infilarmi in un foro ed esco con l'ago da dietro. E tiro bene. Adesso esco di nuovo da davanti, tiro, mi inserisco nel foro successivo del mio click clack. Vedete? Accompagno l'ago da dietro e di nuovo faccio passare il filo. Ancora una volta, esco da davanti, così tiro il filo, mi inserisco nel foro successivo, quindi vedete qua con l'ago nel foro successivo, prendo l'ago, faccio uscire l'ago da dietro e tiro il filo. Adesso mi sono agganciata qua. Ok, e dobbiamo proseguire in questo modo per tutti i fori del nostro click clack, quindi prendendo sempre il nostro corpo borsa e inserendoci in uno di questi fori per attaccare questa prima metà. Una volta attaccata la prima metà, dovremo attaccare l'altra. Però vedete che io per tutto il tempo continuo a tenere la borsa aperta, il mio click clack aperto. Ok, questo è fondamentale per la riuscita dell'attaccatura. Guardate, ho appena terminato di realizzare la nostra pochette, quindi ho finito di attaccare il click clack, dentro è tutta foderata come sempre, vedete? E infine ho deciso di decorarla con un fiore di passamaneria e un bottone nero in raso rivestito, messo come centrale. Dopo ciò il tutorial è giunto al termine. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto. Fatemelo sapere nei commenti se siete tra le persone che si sono aggiudicate il kit per poterlo realizzare. Mi raccomando, come sempre, aspetto le foto sul gruppo Mari e le amiche uncinetti nel gruppo di Facebook. Un bacio enorme, ciao!